Negli episodi precedenti, sono venuta a Bright Falls con mia moglie Alice. Grazie di essere venuto qui con me. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere. Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Ora lei è scomparsa. Alice! Ah! Alice! Mi sono svegliato in un'auto incidentata. Avevo un buco di una settimana. Sono stato assalito da uomini d'ombra usciti da un incubo. Lo sceriffo mi ha portato al lago in cui eravamo stati Alice e io. Ma il cottage era sparito. Tesoro, sono tornato. Ok ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Mai visto un tempaccio così. Preparati un caffè, ti rimetterai in sesto. E in questo quarto appuntamento con Alan Wake, dopo aver visto, diciamo, un piccolo riassunto di quello che è successo nel capitolo 1, iniziamo il capitolo 2. Allora, splendore. Sarà una lunga notte. Ciao. Ma queste foto sono bellissime. Adesso qua siamo allora un po' indietro. Hai bisogno del caffè. Lo preparo. Tac. Ok, adesso andiamo a preparare il caffè. Qua siamo praticamente tornati indietro. Allora, caffette. Dove sei? E sta roba qua. Wow. Tac. Il caffè è su. Ottimo, grazie. Mi servirà se voglio finire entro domani. Ok, torniamo da Alice. Questa dovrebbe essere casa nostra, penso, sì. Ho finito le bozze per la copertina. Sono sulla tua scrivania. Dimmi che ne pensi. Sul serio? Non pensavo ci avresti messo così poco. Okay. Qualche volta riesco anche a fare miracoli, mio caro. Ah, davvero? Vediamo un po' ste bozze. Sembrano ottime. Sì, finché Barry non ci mette le mani sopra. A proposito, dovrà passare sul mio cadavere. L'ultima volta era l'ultima volta. A proposito di Barry, ha chiamato. Alan! Alan, controlla la cassetta dei fusibili. Lo sto facendo, tesoro, tranquilla. Presto, ti prego. Oh, che palle, lei è la sua. Sono qui, piccola. Fobia. Sto bene, ma ora fa funzionare le luci, ti prego. Tesoro, è un blackout. Ho preso la torcia. Ok. Torniamo da Alice. Ehi. Tieni. Tutto bene? Scusami, è che mi sono proprio spaventata. Stai tranquilla, accenderemo le candele. So che è una cosa stupida. È che, specialmente quando non me l'aspetto, non so, mi paralizza. Io ti amo. Raccontami una storia. Ok. Quando ero bambino avevo degli incubi terribili. Ero terrorizzato a morte dal buio. Quando la cosa peggiorò, mia madre mi diede un vecchio interruttore. Lo chiamò clicker. Il clicker, eh? Sì. Quando avevo paura del buio avrei potuto usarlo e si sarebbe accesa una luce magica che scacciava i mostri. Sì, certo. Eccolo qui. Alan. Forse aiuterà anche te. Sì, bella storia, scrittore. Te la sei inventata adesso? No, no. Davvero. Ti amo, anche se dici bugie. Grazie di tutto. Ok, adesso ritorniamo praticamente nel presente. Come si sente, signor Wake? Prova nausea, confusione o qualcosa di simile? Signor Wake, come si sente? Tutto ok, la mia testa va bene. Dovetti mentire sul mal di testa e l'amnesia. Mi avrebbe ricoverato per accertamenti. Non potevo andarmene senza Alice. Molto bene, non credo abbia una commozione, ma chiaramente lei è in stato di shock. Si riposi un paio di giorni. Grazie. Bene, signor Wake, qui abbiamo finito. Se il dolore peggiora o dovesse presentare altri sintomi, venga da me. Vi lascio dove eravate rimasti. Sara, lo sceriffo Breaker la sta aspettando. È molto in gamba, sa?
Sono certo che troverà presto sua moglie, signor Wake. Il dottor Nelson era un tipico medico di paese. Ok, adesso raggiungiamo Sara. La stazione perché controllasse la mia ferita alla testa. Ecco, questi qua sono giochi abbastanza complessi da commentare perché ci parlano sempre sopra. Allora, grazie di aver provato le luci, signora Weaver. Sembra che sia tutto. Dovrebbe essere qua. Cos'è che è? Entri, signor Wake. Il suo telefono è sulla scrivania. Era giù di batteria, ora è carico. Grazie. Avete già iniziato a cercare mia moglie? Ci stiamo lavorando. Posso sapere cos'è successo? Non ne sono certo. Non mi ricordo. Stavamo litigando e io ho lasciato il cottage. Il cottage a Cauldron Lake. Com'è finito nell'area di servizio di Stachi? Avrei voluto raccontarle cosa fosse successo quella notte, ma mi avrebbe rinchiuso. Mi scusi, devo rispondere. Pronto? Alan, ti prego, aiutami. Alice! Basta parlare alle autorità. Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva. Chi parla? Vai sul retro, c'è un buco nella recinzione sulla sinistra. Cerca nell'auto abbandonata. Ti ho lasciato un regalino per dimostrarti che facciamo sul serio. Liberati dalla polizia e vieni al parco nazionale di Elderwood. C'è un posto chiamato Lover's Peak. A mezzanotte. Niente sciocchezze. Signor Wake, posso esserle d'aiuto? Ho bisogno d'aria, lo sceriffo ha detto che posso andare sul retro. Certo, signor Wake, ci può arrivare dal corridoio. Mi spiace accendere le luci. Eccoci qua. La luce mi accecò e mi fece tornare il mal di testa. L'uomo al telefono aveva detto di attraversare la recinzione a sinistra. Andiamo un po' qua. Come fare a passare? Tranquillo, qua c'è un manoscritto. La patente di Alice era stata riposta sul sedile anteriore. Quel tipo faceva sul serio. Barry? Al, grazie a Dio, dove diavolo eri? È da una settimana che cerco di contattare te e Alice. Mi sono spaventato. Ho preso un aereo ieri, sono qui a Bright Falls. Barry, ascoltami, sono dallo sceriffo. Vieni a prendermi, ora non posso parlare. Dovevo farmi rilasciare dallo sceriffo e raggiungere il parco nazionale di Elderwood per incontrare il rapitore di Alice. Ok, esci dall'ufficio. Vabbè, io me ne vado da qua. Sempre se riesco. Pa-pa-pam. Della sua storia nell'oscurità, che lo forgia dal nulla, così come uno scultore estrae una statua da un blocco di granito. Se mi fermo, il mondo che creo svanirà. L'oscurità se lo riprenderà. È un lungo e difficile viaggio nel buio. C'è la vita di Alice in gioco, ma non devo pensarci, o impazzisco. Il terrore giunge ai limiti della percezione. Devo continuare. Qui tutto è possibile. Scriverò la storia, la salverò. Ok, qua sta andando tutto in un modo impazzito. Volevo solo rimediare ai danni che i fratelli Anderson potrebbero aver causato. Salve. Si sente un po' meglio, signor Wake? Vorrei andarmene. Sono libero di andare. Beh, dobbiamo ancora parlare di... Sono in arresto? No, certo che no. Ma ho bisogno di sapere dove alloggerà per poterla raggiungere. Eviterei il motel. Il Majestic è rinomato per gli scarafaggi. I cottage a Elderwood sono molto carini. Direi che è perfetto. Sono il dottor Emil Hartman. Avrei piacere ad ospitarla alla residenza Cauldron Lake. Ha parlato con mia moglie? Ho avuto modo di discutere la sua situazione con lei in svariate occasioni. Ha organizzato qualcosa con lei? L'ho invitata qui. La mia clinica è un luogo in cui... Stia calma! Ehi, fermi tutti! Giù le mani dal mio cliente! E lei chi è? Sono Barry Wheeler, il suo agente. Se avete dei problemi col signor Wake, parlate con me. Voi zaticoni non la passerete liscia una volta sguinzagliati i miei avvocati. Non c'è problema, Sara. Sto bene. Non voglio sporgere denuncia. Signor Wake, il cartone che gli ha tirato in faccia. La mia offerta è ancora valida. Tirami fuori di qui. Tutti pazzi.
Che diavolo è successo, Al? Non è il caso di ripetere quella storia coi paparazzi. Pensavo ti stessero sbattendo dentro. Dovevo parlarne con qualcuno. Raccontai tutto a Barry. Pensava fossi pazzo, ma appena parlai del manoscritto cambiò idea. Il fatto che avessi scritto qualcosa, anche se non ricordavo nulla, a lui bastava. Precostava i soldi e credeva al fatto che Alice fosse stata rapita. Quanto al resto, era tutta un'altra storia. Avevo appuntamento a mezzanotte con un rapitore in un posto chiamato Lover's Peak, nel parco nazionale di Elderwood. Il piano era affittare un cottage. Non mi piace, Al, non mi piace per niente, non va bene. Anzi, è tutto il contrario di bene. Signor Wake, Barry l'ha trovato. Ciao, Rose. Oh, wow, stavo proprio pensando a lei. Oh, no. Stavo giusto portando del ancora caffè questa. A Rusty. È sul balcone a prendersi cura di Max. Povero piccolo. Devo proprio scappare. È stato un piacere rivederla, signor Wake. A presto. Chi è Max? Che testa vuota. Ehi, signor Spacco Tutto. Non è colpa sua. È una ragazza molto carina e tra le altre cose è una tua grande ammiratrice. Sì, 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 sì. Aspetta qui. Tranquillo, amico. Quasi finito. Ciao, ehi, cagnolino. Sei Rusty, vero? Affitti case? Signor Wake, le stringerei la mano, ma sono piuttosto preso. Oh, bene. Mi scusi, le spiacerebbe prendere il modulo di registrazione sulla scrivania? È di fronte a Charlie Zaneluke. Trova il modulo. Cioè io me ne sono andato. Ma dove cazzo? Davvero, Al? Quello che mi hai detto. Oh, stai zitto perché ti pianto una pedata. Come hai sparato a un tizio e il suo corpo è svanito? Da quant'è che non dormi? Sei fatto? Non è che hai bevuto? No! Davvero, Barry! Ho un buco di una settimana e qualcuno ha preso Alice. Hai idea è tutto così. Di quanto sia assurdo quello che stai dicendo? Non fraintendermi. Aspetta qui. Un'ottima storia. Stupido rompipalle. È questo il modulo che voleva? Ecco qui le chiavi. Ok, tutto in ordine, signor Wake. Lieto di averla tra noi. Ciao, cagnolino. Grazie. Sa dirmi come raggiungere Lover's Peak? Ma certo, è alla fine del percorso naturalistico. Segua il sentiero, prima poi lo vedrà. È facile e offre una vista stupenda. Sì. Prendi le chiavi e raggiungi l'auto. Se ha dei problemi a trovarlo, tenga come riferimento l'antenna della radio. È proprio lassù. Cioè, guardate che figata sto panorama. Dovrei andare fino lassù. Oh, cazzo. Va bene. Andiamo, rompipalle. Incontrare un rapitore come se niente fosse. Certe situazioni poi sfuggono di mano. Sono tutte cavolate, eh? Al. Al. Dobbiamo dirlo allo sceriffo o chiamare l'FBI. Diavolo, Barry, la uccideranno! Questo non è un cazzo di dibattito, Barry. Andrò a Lover's Peak. Mi ha detto di andarci da solo. Ok, ok, allora. Capisco. Ma sei il mio migliore amico e temo tu stia impazzendo. Dimmi come aiutarti e io lo farò. Tu resti qui e se non torno per domattina, chiama la cavalleria. Stai attento con la gente del posto, Al. Questi bifolchi sono pericolosi. Odiano i turisti. Oh, sarà come in un tranquillo weekend di paura. Salute. Questo posto mi mette strizza. Scommetto che ci sono muffa, spore, erba velenosa e sacchio quant'altro. Vale una commissione del 15%. Ok, vai a Lower's Peak. Noi andiamo lì e lasciamo il ciccione. Raccogliamo quello che possiamo prima di andarcene. Quello è chiuso. Ok, qua. Ok, qua non c'è niente. Accendiamo la luce per il ciccione. Ok, è chiuso. Cazzo, ci serve. Qui c'è qualcosa che posso prendere? Vediamo un po'. Ok. Ma sbaglio o non c'ho più le pistole? Ti aspetto qui, Al. Ti prenderò il forte. Ti
Ma quello parla da solo. Il manoscritto. Qui non c'è nulla. Ma posso usare questa? Barry aveva le chiavi dell'auto, ma l'ufficio turistico non era lontano e non mi sarebbe servita a niente nella foresta. Perfetto. Volevo fare il furbo. Sapevo che avrei dovuto dirlo alla polizia. Questa non era certo la cosa più intelligente che avessi mai fatto, ma ero ancora infuriato con Barry per aver cercato di dissuadermi. Quelli mi avevano chiamato nell'ufficio dello sceriffo. Non temevano la polizia e avevano Alice. Ok ragazzi, qui... Oh porca miseria, fanculo. No. Cazzo. Posso prendere qualcosa qua? Scusate, eh. Vediamo se riesco a... recuperare, non so, qualche fanculo. Delitto e castigo. Sì. Il cancro è la cura della civiltà. Niente. Alcuni delitti non possono essere puniti. Niente, pensavo di trovare qualche cosa. Poteva servirmi tipo boh. Un telefono. No, eh. Un manoscritto. Un po' di benzina. Questo si è spatacciato contro il muro qua. Vabbè. Ah, luce. Sta. Merda. Qualcuno mi aiuti! Aiuto! Aiutatemi! Arrivo! Sì! Qualcuno mi aiuti! Aiutatemi! C'è nessuno? Qua dietro! Sono qui! Oh merda! Signor Wake! Successo proprio come scritto in quella pagina. Oh, cagnolino. Si è avverato. Sapeva. Così oscuro. Tornerà per me. Deve. Le luci. Nell'ufficio. Ho le chiavi. Ok, Rusty. Tenga duro. Torno subito. Chiunque fosse stato non era lontano. Rusty aveva trovato una pagina del manoscritto. Ehi, cagnolino, stai bene? Cosa è successo? Ma che palle. Dov'è? Perché Rusty fosse al sicuro, era indispensabile riattaccare la corrente e far tornare le luci. Oh, ho sbagliato. Che casino. Cos'è? Prendiamo tutto quello che possiamo. Ok, qua dovrebbe esserci. Oh, che ero arrivato tardi. Qualcuno aveva distrutto il salvavita. Riaccendere le luci era impossibile. Merda. Il terreno era ricoperto di chiazze oleose che sembravano oscurità lucida. Serve una licenza.
qualcosa aveva aperto un buco. Oh cazzo. No, il cannoli. Il cagnolino, no, cazzo. Non date da mangiare agli animali. E questo? È consentito pescare soltanto ai visitatori che hanno acquistato una licenza di pesca per poco. Seguite sempre le indicazioni. Rusty, Rusty, no! Portatemi maglia, me lo dicendo, merzi! Dannosi da lupi! Non portatemi maglia, me lo dicendo, merzi! Da tutti gli altri animali! Gli animali domestici vanno al guinzaglio! Non lasciatemi fare, so, cazzo stai? Fermo, Dio. Quella. Tac tac tac. Tututuc. Ok, limite raggiunto. Ok, qua adesso è meglio andare fuori dalle pallette qua. Raggiungi l'overs. Oh, cazzo. Ok ragazzi, siamo arrivati al termine, visto che abbiamo raggiunto il checkpoint. Vi saluto e vi aspetto al prossimo gameplay di Alan Wake. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.